Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di massaggio thailandese. Lo facciamo con la nostra ospite, Ilaria Rossi, che è operatrice olistica. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti. Buongiorno a te e grazie di essere in nostra compagnia. Allora, argomento molto rilassante, molto piacevole, il massaggio thailandese. Per prima cosa ti spiego proprio di raccontare a me, gli ascoltatori, che tipo di massaggio è. Allora, il massaggio thailandese è in primis un trattamento energetico, poi ovviamente viene accostata la parola massaggio per identificare il fatto che l'operatore mette fisicamente le mani sulla persona. È un trattamento energetico perché viene insegnato nei templi, all'interno dei templi stessi, come trattamento per ripristinare, l'energia a livello psicofisico della persona. Il massaggio thailandese è una sequenza di digitopressioni e palmopressioni che vengono, praticate lungo le linee energetiche delle gambe, delle braccia, della schiena, del collo e dei piedi. Ma ci sono anche delle manovre specifiche che vanno a sbloccare le articolazioni, quindi le anche, le spalle e anche le caviglie. Quindi a fine trattamento ci si sente proprio un senso di rilassatezza e di leggerezza. Molto affascinante. Già mentre ti ascolto, mi è già voglia di rilassarmi. Oltre al relax, al senso di benessere, quali altri sono i benefici di questo tipo di trattamento? Sì, allora i benefici sono notevoli e soprattutto durevoli nel tempo. È ottimo chi ha un sovraccarico mentale, quindi ha una vita magari frenetica che deve avere tutto sotto controllo, deve organizzare, deve pianificare, o chi magari lavora molto con la mente in ufficio e soprattutto dà un ottimo beneficio contro lo stress, l'emicrania, l'insonnia. E ripristina a livello fisico la circolazione del sangue e linfatica. Chi esce da un trattamento thailandese ha proprio questo senso di rilassatezza, di quasi, passami il termine, spossatezza, perché sta scaricando molto le tossine, sia a livello fisico che energetico. E nei giorni successivi poi c'è il risvolto perché l'individuo viene riportato in carica, in vitalità, quindi scarica per portare poi la persona a riprendere energia e anche pensieri positivi nella vita, ad affrontare la giornata con maggior positività. Salutandoci, tranquillizziamo gli ascoltatori, un massaggio rilassante, non per nulla doloroso. Assolutamente, assolutamente, perché le manovre sono molto dolci e visto che l'abbiamo ripetuto, porta rilassamento, l'obiettivo è quello di far stare a proprio agio la persona, quindi assolutamente morbido e fluido.